Ciao a tutti, oggi vi voglio fare vedere come fare dei pizzi con la pasta di mais e precisamente questa è quella della Nicron. Io l'ho presa da Letizia Bellini, poi vi metto il link nell'info box e questa è la Nicron Flex. Premetto, questa non è una mia idea. Io ho visto dei video, alcuni video su YouTube, e mentre questo che faccio adesso, l'idea l'ho presa da appunto Letizia Bellini che aveva fatto vedere come fare. Quindi io ora condivido con voi quello che lei ha condiviso con me. Premetto, io ho fatto una prova. Io ho messo in questo barattolo possibilmente non trasparente un po' di questa pasta che è la Nicron Flex, come appunto detto prima, e gli ho messo un po' d'acqua e ho mescolato bene in modo da fare una pappina di questo genere. Vedete, sembra quasi yogurt un po' denso. Solo cosa ho fatto io? Io ho provato che lasciandola riposare una notte viene tutta senza grumi, quindi ne potete fare anche un pochettino, un po' di più. Poi, se vi rimane, gli mettete il tappo e lo potete conservare per alcuni giorni. Quindi consiglio di preparare almeno la sera prima. Mettiamola, come ho detto, la pasta con un po' d'acqua. Anche se rimane grumosa, se la lasciate lì a riposare, ve la ritrovate bella liscia, in questo caso come me. Ora vi faccio vedere come andiamo a metterla sui nostri stampini. Io ho diversi stampi che simulano il pizzo. Questo purtroppo che mi piaceva mi si è rotto. Poi vi metterò qualche riferimento di dove potete trovare questi stampi. Io li ho presi maggiormente su AliExpress perché su Amazon ci sono, ma costa un pochettino. Oggi facciamo questo centrino qua, vi faccio vedere, e poi faccio anche questa, perché poi vi voglio far vedere che quando è seccata, se rimane dei punti che la colla si vede, diciamo no, che la pasta si vede, come farla a ripulire. Bene, iniziamo. Io inizio dal mio centrino e vado a stendere la colla in questo modo. Ah, io ho provato anche a fare lo stampo, a passargli un po' di olio Johnson perché per facilitare poi il distacco dopo, ma va bene anche se non lo date. Io ora vi faccio vedere, passo in tutti i miei punti la colla. Devo cercare la colla, perché dico la colla, la pasta, devo cercare di non lasciare nessun buco, poi vi faccio vedere. Facciamo in questo modo. Ok, ora vedete, vi faccio vedere. Vedete, qui c'è qualche parte vuota perché si vede il buco, quindi io vado ancora a coprire bene, cercando di non lasciare nessun spazio senza la pasta. Poi con questa spatolina vado a raschiare quello che è in eccesso. In questo modo, ma vi dico già che quando andrete a togliere lo stampo, qualche cosa rimane. Ora, con una cosa, diciamo una salviettina bagnata, cerco di pulire più che posso lo stampo dove non deve esserci la colla. Ecco,
La colla, la pasta. Scusatemi, oggi mi viene di dire colla, non so perché. Ok, se vediamo qualche, proviamo un po' anche questo. Come ho detto, la pasta non deve essere né liquida né troppo densa. Se è densa, ci aggiungiamo un po' di acqua. Se è molto morbida, aggiungiamoci un po' di pasta. Vedete? Adesso io sto cercando di pulire e riempire tutti i buchi. Ok, sembrano tutti. Sempre salvietta bagnata, pulisco e andiamo ancora a togliere l'eccesso e lasciamo ad asciugare 4 ore. Per me potete già vedere il risultato, però come detto, più lasciamo ad asciugare e meglio è. Ora faccio anche questo perché mi piace. Io questo metodo lo uso anche per fare per dare degli effetti ai miei bijou. Poi se volete vedere cosa intendo, fatemelo sapere e vi farò un video. Cerchiamo di cosa vedete tutti gli spazi vuoti, non so se si vede. Vedete? Cerchiamo di riempirli tutti. Poi vi faccio vedere anche come pulire, diciamo, un pizzo se ci sono rimasti degli eccessi di pasta. Ora lasciamo ad asciugare. Quando si è asciutto vi faccio vedere come distaccare e come ripulire eventuali, diciamo, eventuali eccessi di pasta. Ok? Bene, ci vediamo dopo. Ok. E io l'ho tenuto una notte, ora andiamo a togliere i nostri due pizzi e poi vi faccio vedere come ripulire di eventuali eccessi. Intanto andiamo a togliere questo piano piano perché non vogliamo romperlo, mi raccomando. Anche se questa pasta, essendo la flex, vi rimarrà morbidissimo, proprio come un centrino. Vedete? Ecco qua, vedete? E questo è il primo ed è venuto, come vedete, abbastanza pulito. I buchi sono quasi liberi tutti. Qui, essendo molto sottile, anche se ce n'è un po', non si vede. Ora andiamo a togliere questo, sempre piano piano, per non romperlo. Questo, essendo un po' più grosso, vi faccio vedere. Vedete? Piano piano, ecco qua. E questo, vedete, è l'altro. Vedete che
come faccio a farvelo vedere? Lo metto sul nero. Vedete che in certi punti è rimasto un po' di pasta. Quindi io cosa faccio? Con una pinzetta vado a togliere, vedete, non so se si vede, adesso ve la faccio vedere sul nero. Vedete che vado a togliere tutti i pezzi che sono in eccesso, piano piano, in mezzo, vedete, in mezzo ai buchi dove è rimasto l'eccesso, e faccio così fino a che non ho pulito tutto. Ok, ora abbiamo pulito e questa, vedete, essendo la flex è molto morbida, quindi se lo volete usare per fare i vestitini alle bambole in porcellana, si può fare la gonnellina, si può benissimo, vedete, piegare ed è molto resistente, vedete? Allora, ho fatto questo e questo sono i due che abbiamo fatto. Io poi ho fatto una prova perché premetto si può anche colorare. Adesso questa è venuta male in fretta per farvi vedere che si può anche colorare. Io avevo uno stampo di farfalle e ho fatto una prova, ma questo sarebbe da pulire, poi l'ho rotto. Comunque, vedete, si può anche colorare. Tutto questo, come ho detto, la Nicron la trovate da Letizia Bellini. Gli stampi vi metterò qualche riferimento, ma comunque si trova su Amazon, AliExpress, JOM. Diciamo che AliExpress e JOM sono più economici di Amazon, però Amazon arriva in breve tempo, mentre su AliExpress e JOM o Wish a volte ci vuole anche un mese o due, quindi vedete voi. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e se attivate la campanella avrete le notifiche di quando carico video. Per ora è tutto, vi saluto e ciao al prossimo video.